Grazie Stefania, torneremo da te perché c'è almeno un altro aspetto che mi piacerebbe approfondire. Allora, crisi climatica, appunto, non è una novità che esista una crisi climatica, però soprattutto negli ultimi anni, si faceva fatica a vedere movimenti di massa che sarebbero posti il problema, no? di questa crisi. Poi con Fridays for Future qualcosa è cambiato e quindi ti chiederei di raccontarci che cosa è successo a partire da marzo scorso e cosa avete fatto e cosa intendete fare nel futuro. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Io sono Esther e sono un'attivista climatica. E sinceramente, quando mi hanno chiesto di fare questo intervento, ero un po' confusa perché io non ho una laurea, non sono una scienziata, non sono esperta nel campo. E quindi mi chiedevo cosa io potessi effettivamente portare a questa serata e a questo dibattito. E ho capito che io posso portare la paura di una generazione che si vede strappare il futuro da sotto gli occhi e posso portarvi la frustrazione del non essere presi seriamente su un problema che è anche fin troppo grave e serio e anche la rabbia di continuare a muoversi e non venire ascoltati e vedere le istituzioni che possono effettivamente fare qualcosa ignorarci completamente. E quindi vorrei appunto trasmettere questa scintilla, questa energia di noi giovani. Ecco, una delle cose che è più nota all'interno di Fridays for Future è appunto la consapevolezza dell'urgenza. Questa che stiamo vivendo è un'emergenza tale che sta mettendo a rischio tutta l'umanità. E se noi ce ne andiamo, ci portiamo dietro tutto, perdiamo tutto, ci portiamo dietro le piramidi, ci portiamo dietro Romeo e Giulietta, ci portiamo dietro l'impero romano, non rimarrà niente e tutto questo sgomitare, tutto questo cercare di imporsi, di avere sempre di più, arraffarsi sempre di più, sarà tutto inutile perché noi non ci saremo. Quindi io potrei risultare esagerata o catastrofica. Ma purtroppo non è così, perché abbiamo ragione e ce lo dicono le molteplici istanze scientifiche. Ce l'ha detto l'IPCC nel 2018, che il tempo a nostra disposizione è solo fino al 2030 per evitare il punto di non ritorno. E ce lo dice anche l'ONU il mese scorso, segnalando un declino ecologico senza precedenti. 1 milione di specie animali e vegetali a rischio a causa dello sfruttamento di terra e mare praticato da noi esseri umani. È palese che quindi bisogna agire e fare tutto quello che è possibile per contrastare questa catastrofe. E invece, per alcuni questa cosa non è palese, a partire dal Senato italiano che, su indicazione del governo, ha deciso di non dichiarare l'emergenza climatica. E insomma, quindi le persone che dovrebbero rappresentarmi mi stanno dicendo chiaro e forte che non gli interessa niente del mio futuro e che, il problema è che loro possono farlo perché viviamo in un sistema marcio, un sistema in cui l'unica cosa che conta è arraffare sempre di più, vivere per il proprio profitto personale, però a noi questa cosa non sta bene, perché noi pensiamo che comunque il capitalista passa proprio la propria vita a misurare e valutare cosa gli conviene fare. Però si dimentica sempre di una cosa che non si può quantificare, si dimentica sempre di misurare la vita e la dignità degli altri esseri umani e non solo umani. E questo sistema, questo modo di pensare ci ha portato al razzismo, al sessismo e anche alla devastazione ambientale. Quindi noi all'interno di Fridays for Future sentiamo molto forte questo legame che lega appunto tutte queste lotte, tanto che all'Assemblea Nazionale di Milano, Fridays for Future nel report si è dichiarato antifascista, antisessista e antirazzista. Secondo noi ormai, l'emergenza climatica non è più una questione da affrontare, non è più una questione di perché, ma è una questione di come effettivamente affrontarla. Il bello di appunto questo movimento è che si pone su più livelli. Quindi c'è il
problema di come affrontarla in modo individuale, io personalmente ho fatto la scelta di passare a una dieta completamente vegetariana, ma sapendo che questo non basta, siamo anche attivisti e quindi c'è anche il piano collettivo. Nonostante le grandissime mobilitazioni in tutta Italia, comunque i governi e le istituzioni decidono di non rispondere e quindi noi a Vicenza decidiamo di imporci, decidiamo di farci sentire, decidiamo di far aprire gli occhi alla gente e fargli capire che questa non è una lotta che possiamo perdere, non è una lotta che tra 20 anni possiamo ripensare e dire sì, è stata bella, però è andata male, perché se va male non ci sarà più niente e quindi non ci sarà neanche più niente per cui combattere. Quindi noi a Vicenza il 24 maggio per l'ultimo sciopero abbiamo deciso di bloccare la città. L'abbiamo fatto in un modo assolutamente aperto e partecipativo. Siamo passati attraverso un'assemblea pubblica che ha proprio risvegliato completamente la città, perché noi ragazzi, studenti, attivisti ci siamo messi all'interno delle scuole con dei banchetti per iscriversi ai blocchi stradali e abbiamo ricevuto 600 iscrizioni. Quindi abbiamo visto proprio un'illegalità di massa muoversi, perché ci siamo proprio resi conto tutti che o facciamo tutto quello che possiamo o è finita. E noi non vogliamo che sia finita e quindi andiamo avanti. E quindi appunto è stato un percorso di crescita per tutti, che all'inizio eravamo più intimoriti e poi più si va avanti, più ci si informa e più ci si rende conto che o si agisce veramente con tutto quello che si ha e con tutti i metodi che si riescono a trovare, oppure è veramente la fine. Appunto il 24 maggio c'erano 3.000 persone, tutte consapevoli del loro atto illegale e tutte cacciatissime e super volenterose di venire a farsi, insomma, beccare le denunce. Ecco, con questo 24 maggio c'è stato un aspetto molto interessante, perché abbiamo visto uno scambio di rapporto con la polizia che è andata completamente in pallone, e nel momento in cui noi abbiamo dichiarato i blocchi stradali e quindi gli abbiamo detto noi bloccheremo questi due punti della città, loro si sono trovati costretti ad autorizzarci uno dei due blocchi perché non sapevano come gestirli tutti e due. E quindi noi siamo riusciti a dimostrare che gli studenti di Vicenza sono capaci di bloccare una città e loro, che ci provino o non ci provino, non ce la fanno a bloccarci e noi li blocchiamo. E quindi forse è perché sono ancora molto giovane, quindi mi stupisco molto molto facilmente, però vedere tutta quella gente lì con quella consapevolezza di quello che stava andando a fare, con quella voglia anche di porsi delle domande per il prossimo passo avanti, quindi dopo il 24 cosa c'è, cosa possiamo fare ancora, perché appunto l'Italia non ha ancora dichiarato l'emergenza climatica e quindi adesso come facciamo? È stata veramente un'emozione indescrivibile e secondo noi i prossimi passi sono comunque costruire insieme un bellissimo 27 settembre, che è la prossima data. Di sicuro l'importanza del Climate Camp, come diceva prima, dal 4 all'8 settembre. E soprattutto io lancio una sfida a tutti e tutte e tutto. Beh, intanto soprattutto di prendere veramente seriamente questa questione. Perché, ripeto, probabilmente l'avrò detto 200.000 volte, ma è una questione troppo importante che non possiamo assolutamente perdere e quindi bisogna intenderla nel modo più serio che possiamo. E poi io lancerei una sfida che ci hanno lanciato anche i compagni di Ende Gelände e vi aspetto tutti nel 2025 sul tetto del Parlamento Europeo. Ciao.